sostenere e promuovere la prevenzione della salute delle donne. È l'obiettivo di marzo Prevenzione Donna. L'iniziativa, presentata lo scorso sabato a Palazzo Baronale, è stata promossa dal Comune di Torre del Greco con la partecipazione della Formit, Inner Wheel, Club Torre del Greco, Comuni Vesuviani, Wheel Trasporti, Associazione Solo Donne Rosanne e Associazione Atena, con il sostegno della Regione Campania e dell'Ospedale Evangelico Betania. Una iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale in sinergia con quelle che sono le associazioni operanti nel settore e appartenenti a questo territorio. Come si vede, la sinergia dà la possibilità di realizzare degli interventi a vantaggio della collettività. Rientriamo in quella che è la mission proprio delle associazioni di volontariato, delle associazioni del terzo settore, della cooperazione sociale, che si mettono a servizio della collettività per dare delle opportunità. Oggi il tema è quello della prevenzione. In sinergia con l'ospedale Betania, realizzato questo camper della solidarietà, andando presso diverse zone dislocate sul territorio torrese per darsi e dare la possibilità a queste donne di fare una visita oncologica, ginecologica e senologica. Dopodiché, nel caso in cui si dovessero ravvisare, aspichiamo di no, di dovessero ravvisare delle difficoltà ancora più gravi, ed ecco che l'ospedale Betania offre degli ambulatori solidali, quindi tutto totalmente gratuito, e quindi prende in carico queste persone per far sì che ovviamente questa problematica possa trovare una felice soluzione. Questo momento è un momento molto importante. Dopo il Covid, un anno di Covid, ci ritroviamo a poter di nuovo essere presenti sul territorio per aiutare, e il Comune di Torre del Greco, città mia nativa, ha voluto riprendere in mano questa situazione. Io sono presidente dell'ospedale evangelico Betania a Napoli, a Ponticelli. Questo è bellissimo e possiamo oltretutto dire che noi, ancora di più come fondazione, che è il ramo con cui diciamo noi siamo proprietà dell'ospedale, riusciamo ad avere anche tutta una serie di opportunità a livello territoriale per poter dare aiuto anche attraverso altri progetti. 4 appuntamenti sul territorio dalle 9 alle 13 per sottoporsi gratuitamente a check-up senologico e ginecologico. Si parte oggi all'Istituto della Dolorata in via Comizi, poi venerdì 12 a Villa Macrina, sabato 20 presso la sede dell'Associazione Atena in via Nazionale. Ultimo appuntamento il prossimo 26 marzo presso il Comitato di Quartiere Rinascita in piazzale Sant'Anna. La prevenzione e la salute della donna è al centro delle politiche della Regione Campania, e pensare che il Marzo Donna sia un'occasione perché la cura della donna, il benessere della donna attraverso la prevenzione, screening che sono importanti e vitali per le donne, fatto qui a Torre del Greco, promosso dal Comune di Torre del Greco, dalla delegata alle pari opportunità, la consigliera Mennella, e con la collaborazione fattiva, perché poi sono coloro che realizzeranno il progetto, penso all'ospedale evangelico Villa Betania, con la presidente Vitiello, mi sembra veramente un'iniziativa significativa per le donne di Torre del Greco e non solo. Oggi parliamo di salute e prevenzione, ma un tema particolarmente importante è anche quello della conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia per le donne che hanno bisogno di sapere e di avere vicine le istituzioni. Assolutamente sì, in Regione Campania negli ultimi 5 anni abbiamo tentato di fare un lavoro significativo, e ieri, lo dico qui in anteprima, sono orgogliosa di aver firmato una proposta di legge sulla parità salariale. Sarà discussa, insomma, sarà incardinata nei prossimi giorni in commissione. Sono iniziative che sono importanti, servono alla salute delle nostre donne, e quindi massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale. Dobbiamo prevenire quella che è la cura alla salute, dobbiamo soprattutto fare in modo che le donne possano salvaguardarsi, e quindi abbiamo pensato un'iniziativa da poter stare vicino, ecco, partendo proprio dal mese di marzo, ma continuando con una continuità costante per poter fare in modo che queste donne possano comunque stare sempre attente alla cura dal punto di vista di problemi oncologici. Questa è un'iniziativa importante perché poi
effettivamente in questo periodo di Covid, nell'anno della pandemia, ci siamo trascurate come donne. Parliamo addirittura di un aumento del 30% dei casi di tumore al seno, e questa è una cosa che ci deve spaventare. Quindi coinvolgere le donne, farle, sensibilizzarle alla tutela della propria salute è una cosa molto molto importante, e approfittiamo di questo mese che è dedicato alle donne. Il Comitato di Quartiere Rinascita aderisce a questa iniziativa per aiutare non solo le donne nel nostro quartiere, ma tutte le donne che hanno queste problematiche. Noi siamo sul territorio da circa 20 anni e quindi ci occupiamo di vittime di violenza, però abbiamo sposato questo progetto perché oltre alla violenza c'è anche il problema della salute. Molte donne, soprattutto quelle vittime di violenza, non hanno possibilità economica di poter fare prevenzione, e con questo progetto hanno una possibilità, senza spendere un soldo, di fare un check-up completo. Chiunque volesse fare una visita gratuita lo può fare chiamando la mia associazione e tutte le altre associazioni che partecipano, in modo che prenotando quel giorno e il posto potranno usufruire di questo servizio.